Salvatore Gentile, storico fondatore del MAC, il Movimento d'Animazione Cristiana, di cui appunto tu sei stato fondatore nei primi anni 70. Il professor Gerald Luth, ottenendo la cittadinanza onoraria, praticamente l'ha dedicata a voi, l'ha dedicata per certi versi anche a te, questo riconoscimento, perché la sua attività ha visto anche Formia al centro anche di questa, appunto, di questo laboratorio. Gerardo ci ha accompagnato, diciamo, fin dalla nascita della comunità di animazione cristiana, per quanto riguarda tutte le attività, gli impegni che la comunità ha portato avanti, a cominciare dall'inchiesta sociologica che abbiamo fatto nel quartiere di Castellone, che abbiamo intitolato anche tutta questa analisi come Castellone quartiere emarginato. E lì a quell'epoca, negli anni 70, è stata una bomba da questo punto di vista, soprattutto per i notabili, no, democristiani, che vedevano un po' in questa inchiesta sociologica una rivoluzione a partire dal basso. Poi siamo andati avanti con le scuole estive, no? Perché l'estate i ragazzi venivano buttati in mezzo alla strada, non avevano la possibilità di proseguire, diciamo. E queste scuole estive sono state apposta per fare in modo che i ragazzi venissero, no, a continuare la scuola dell'inverno, della primavera, con una scuola estiva, ma non come la scuola tradizionale, ma attraverso inchieste sociologiche anche loro, attraverso, diciamo, dei giornalini, no, e attraverso anche delle feste insieme, eccetera. Venivano occupati un po' in tutto questo. Abbiamo fatto anche, diciamo, oltre a questa scuola estiva, sono stati molti gli impegni della comunità, poiché era una comunità giovanile, e poi i membri della comunità hanno cominciato un po' a trovare lavoro fuori, eccetera, si è esaurita nel tempo ed è stata molto forte in quel tempo, e noi pensiamo ancora oggi, perché non so se tu lo sai, e sto facendo di nuovo un gruppo, non del MAC di allora, ma un gruppo che a partire dal MAC inizia, no, a vivere anche la visione, l'esperienza cristiana, secondo anche tutte le indicazioni che ci vengono da Papa Francesco. A proposito di Papa Francesco, bisogna dirlo che probabilmente il professor Luth è stato un antisignano, sì. Per certi versi l'ha anticipato Papa Bergoglio. Questo è molto importante, perché non so se sai che io sono stato ricevuto pure da Papa Francesco, no? E Francesco Carta, nel suo giornalino del PD, ha messo la mia foto con il Papa e ha detto auguri a Salvatore Gentile, che dopo una lunga traversata del deserto incontra Papa Francesco. Questo è importante per me anche, c'è una frase, ha detto un po' tutta la mia storia di difficoltà, anche di repressione ai tempi, no, degli anni 70, 75 e 80, e adesso finalmente vedo il Papa Francesco, colui che mi sta dando un nuovo slancio, no, per una testimonianza cristiana che non è mai stata spenta dentro di me, ma si era assopita da tutte le condanne che ricevevo dal vescovo di allora. Ecco, Gerald Luth, che veramente, bisogna dirlo, si è all'epoca sporcato le mani. Sì. Tu ci stai dicendo, rivelando, che te le vuoi di nuovo sporcare, andando contro anche la volontà di una certa gerarchia, per certi versi l'ha detto. Perché ormai, non so se sei accorto, che la Chiesa ormai a livello gerarchico è anche un po' spaccata. Possiamo dire che è una Chiesa con due papi, come abbiamo studiato anche la storia, perché Papa Ratzinger, un tradizionalista, e Papa Francesco, che è per la prassi, no, prima con gli altri papi era l'ortodossia, oggi con Papa Francesco, argentino, latinoamericano, l'ortoprassi, a partire dal Vangelo, qual è la prassi di amore verso chi sta male. Ecco, Gerald Luth, in questo filmato d'epoca di quasi 50 anni fa, ha detto: non chiamatemi comunista, io non sono manco anticomunista, io applico il Vangelo. Applico il Vangelo. E l'accusa che mi ha fatto all'epoca il vescovo, dice: ma io ti ho mandato alla Chiesa del Carmine per guidare i giovani e tu ti sei lasciato guidare dai giovani. Dico: eccellenza, lei mi fa questa accusa, per me è un elogio, perché insieme si costruisce, no, una testimonianza forte a partire dal basso di quello che è il Vangelo di liberazione. Una considerazione di natura storica, Salvatore, l'attività del professor Luth a Roma, alla Magliana, in queste borgate disordinate nei primi anni 70, lì ha operato un altro tuo confratello, che per certi versi è di questa realtà, è di Gaeta. Mi sembra, non so se tu condividi, che ci sia anche un pizzico di Monsignor Luigi Di Pietro. Sì.
non è un pizzico, è il tutto, perché poi era l'epoca di questi preti, no, che erano all'avanguardia per quanto riguarda un po' la difesa del povero, e stiamo con i vari acquedotti, anche Don Roberto Sardelli, per esempio, come Don Bicchi, che è morto da poco, all'acquedotto Felice ha fatto più l'esperienza stessa come l'ha fatto Gerardo, no, e come anche il prete, diciamo, così, di Gaeta, Monsignor Di Negro, no? Che io ho incontrato anche spesso al vicariato, e Monsignor Di Negro si lamentava un po' dei superiori, che non gli facevano fare quello che voleva. Ecco, una considerazione finale: questo attivismo, questo impegno in prima persona in quegli anni 70, poi convinse la curia, il vicariato di Roma, a organizzare nel 74, Salvatore, non so se ti ricordi, quel convegno sui mali di Roma, e lì è stato uno schiaffo anche nei confronti del potere democristiano, no? Sì, a partire, perché poi il convegno sui mali di Roma è stato tutto organizzato da Monsignor Di Negro, diciamo, che c'era il candidato Poletti che gli voleva anche un po' bene. Però quel convegno con quella chiesa capì che bisognava veramente svegliarsi. Ci sono i presupposti che questa esperienza possa essere riproposta anche in questa chiesa, quella di Gaeta, quella del Sud Pontino. Io il mio impegno è anche questo, a partire proprio da domani, no? Ho messo insieme anche le varie persone che prendono parte del vecchio MAC, che saranno presenti anche oggi alla Villa Comunale. A partire da quel vecchio MAC riprendiamo, no, l'impegno per una società veramente a misura d'uomo, come per una chiesa che si libera dalle gerarchie e diventa una chiesa camminare insieme. Con una battuta, mi sembra che tu non avevi e non hai paura. Non ho paura, a 75 anni non ho paura, anzi, quando si è più anziani si libera anche un po' dal ma vediamo bene perché non, perché partiamo un po' alla grande, in libertà.